Buonasera, mister Buonasera a Grilli, tutti. Gazzetta dello Sport, Corriere dell'Umbria. La domanda sembra stupida, ma probabilmente la risposta non è facile. Secondo lei il risultato è giusto? Allora, per come si era messa, forse qualcosina loro per il secondo tempo. Loro hanno sbagliato quel gol di testa, mi sa che ha staccato nella retta piccola che si faceva con l'Ira. Momenti nel quale il Gubbio stava un attimino prendendo un po' campo, ecco. Però diciamo che non è stata una bella partita, è stata una partita brutta, partita bruttissima e è giocata sempre su queste seconde palle, tanti falli, magari anche non fischiati, però una partita sporca. E noi purtroppo quello che è mancato è stato un po' l'atteggiamento, atteggiamento che non mi è piaciuto in certe situazioni. Nei momenti della partita che bisognava essere un po' più cattivi, non ultimo su quella punizione, anche perché poi la voglia di non prendere gol, nonostante hai fatto una partita un po' così mediocre, ci deve essere sempre, perché comunque viene a giocare in un campo difficile, in una situazione un po' particolare, quindi e le partite si chiudono al centesimo minuto, quindi su quella punizione l'attenzione non c'è stata. Adesso se mi ricordo bene, anziché attaccare quella palla che l'hanno battuta anche male a mezza altezza, l'abbiamo aspettata, non so adesso chi era sulla traiettoria. Ecco, lì ci deve essere il fatto che non bisogna prendere gol, nonostante hai fatto secondo me una brutta partita con poche occasioni, ma credo che ci può stare, credo che ci può stare. L'unica cosa che non dobbiamo fare noi e di sentirci bravi quando magari vieni da una vittoria, oppure magari ti senti un attimino fuori pericolo, perché comunque questo è un campionato tremendo. Sbagli due partite, ti ritrovi sotto, ne azzecchi due, magari pensi che hai risolto tutti i problemi. Quindi questo diciamo è stato un po' l'errore che abbiamo fatto nell'atteggiamento stasera. È mancato quel pizzico di cattiveria che ci ha fatto fare la differenza, diciamo, in qualche momento difficile che abbiamo avuto anche noi, ecco. L'ha detto lei tra le righe in maniera molto elegante, è un campo difficile in una situazione particolare, Gubbio veniva da 3 sconfitte consecutive, 5 sconfitte nelle ultime 7, non era in buona salute. Dalla panchina, e poi per quello che le hanno detto i suoi calciatori, ha trovato veramente una squadra in crisi? Ma io non c'ho, non anche ieri in conferenza pre-gara, non ho mai creduto, non credo che purtroppo, sai cosa succede? Che quando le squadre hanno delle difficoltà, ci si ricompatta. Se c'è uno spogliatoio sano, una dirigenza che comunque sa il fatto suo, e spesso succede questo. Io ho visto una squadra compatta stasera, io non ho visto una squadra, sì, magari con alcune assenze, ma queste ce le abbiamo anche noi da un bel po' di tempo. Non devono essere scusanti alibi, però credo che quando c'è un sano spogliatoio dove veramente vogliono arrivare a un obiettivo, nelle difficoltà uno spogliatoio si ricompatta. Si ricompatta. Io ho visto una compattezza proprio in questo nel Gubbio. Infatti, non ho mai creduto che il Gubbio era in difficoltà, l'ho detto anche ieri. Mi aspettavo questa partita brutta, maschia, un Gubbio dove cercava di sfruttare anche una rimessa laterale. Fondamentalmente, ho visto comunque una squadra che ha corso, che ha combattuto, anche nelle difficoltà non c'è stata tanta qualità, quindi sotto questo aspetto mi aspettavo questo tipo di partita. Io ho detto ai ragazzi proprio ieri, non pensiamo che andiamo lì a Gubbio e che magari il Gubbio è come la classica da sparare sulla Croce Rossa, assolutamente no. Ecco perché questa cosa ci deve dare un insegnamento, perché le partite vanno giocate, non c'è mai niente di scontato, soprattutto quando vai a incontrare una squadra che è in difficoltà, ed è successo a noi, ed è successo a noi un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, Vero. quando poi abbiamo fatto le 3 vittorie consecutive in una settimana, e venivamo da una situazione di classifica, anche se dopo poche partite, però basta vedere Lucca 2-0, 2-2, e lì eravamo in un momento in cui c'erano delle grosse difficoltà, ci siamo ricompattati, abbiamo rialzato la testa e ci siamo passati noi in prima persona, quindi quando poi dico non voglio mai vedere gli altri e vedo quello che succede in casa mia. Quindi quello che è mancato stasera è stato l'atteggiamento di una squadra che non voleva, che non deve prendere gol in quella situazione lì. Ecco.
Mister, buonasera, intanto Giacomo Branco TRG, le chiedo l'andamento un po' fin qui perché 10 punti fatti in trasferta, oggi la prima sconfitta, 7 in casa dove avete avuto magari qualche passo falso di troppo, rendimento che la sorprende questo? Ma io l'ho detto più di una volta, è fisiologico, magari una squadra che per un periodo va meglio fuori casa e magari un periodo che in casa fa più fatica. Noi, pensate, non è un caso, abbiamo vinto in casa e abbiamo perso fuori. Quindi alla fine le partite sono tutte diverse. Anche stasera, se c'era un po' di attenzione in quella situazione, magari portavi un altro risultato positivo, ma le partite, ripeto, hanno sempre le difficoltà dietro l'angolo. Quello che a noi non deve mancare, quello che non deve mancare ai giocatori di Rimini, ai miei giocatori, la voglia di migliorarsi, okay? La voglia del sacrificio, quella non deve mai mancare, perché se manca quella diventiamo una squadra vulnerabilissima, questo non deve succedere. L'ultima cosa, mister, parlava prima anche degli assenti, no? Che magari le possono dare qualche opzione in più. Mi riferisco in particolare a Cioffi e Malagrida, che sono fuori da un po'. Potranno rientrare a stretto regime o pensa di no, visto che anche c'è la Torres a Rimini la No, no, per prossima? la settimana ce la facciamo perché comunque hanno avuto problemi muscolari, non dico importanti, però sai quando c'è una piccola lesione, quei 30-40 giorni ci vogliono, loro comunque sono in via di guarigione. Ma poi, ripeto, io devo preoccuparmi di chi ho a disposizione. Mi dispiace perché poi quando perdi un giocatore hai qualche cartuccia in meno, no? Da poter utilizzare. Però, ripeto, questi ragazzi fino ad ora io devo dire solo bravi perché davvero abbiamo fatto delle cose straordinarie fino a questo momento, però il campionato è ancora lungo. Sentirsi alti biondi con gli occhi azzurri non è il vestito nostro. Noi bisogna sentirsi come buttano troccolo fino alla fine e poi facciamo le somme a fine campionato.